Ciao a tutti ragazzi, da Fabrizio e Andrea che vi parlano dalla Speedy Brain, business online scalabile, Amazon FBA, e-commerce a 360 gradi. Allora, oggi è il 1º ottobre, come vi avevamo promesso, vi sveleremo il nuovo business model e business model che abbiamo presentato in esclusiva al gruppo Speedy Brain, alla community Speedy Brain fino a ieri e abbiamo avuto anche diciamo delle risposte entusiastiche a riguardo. Quindi ragazzi, andiamo a vedere una presentazione che introdurrà appunto questo business. Allora, innanzitutto la prima novità è il nuovo brand SBAM. Questo è un master che è finalizzato a farvi entrare nel nuovo business model. Qual è il nuovo business model? Come leggete dall'acronimo SBAM, è l'account manager Amazon, ovvero erogare dei servizi alle aziende tramite l'account manager e quindi andare praticamente a operare dall'A alla Z sugli account di Amazon per creare ovviamente l'account, per fare i vari lanci, per creare i listing, per fare l'ottimizzazione SEO e anche su altri lati, su altri versanti, cioè operare ad esempio sulla creazione del brand, la registrazione del marchio. E ovviamente a questi si possono abbinare tutta un'altra serie di servizi che in futuro lanceremo, ad esempio l'SMMA, quindi il social media marketing e molto molto altro. Abbiamo deciso di creare per tutti coloro che entreranno nel business model che stiamo presentando un master di formazione che sarà finalizzato ovviamente allo sviluppo del business, cioè una volta che voi avrete superato il master, sarete in grado di gestire e erogare consulenze alle aziende. Ora vi spieghiamo tutto quanto nel dettaglio. Allora, innanzitutto la prima cosa che vogliamo sottolineare è che la Speedy Brain si sta strutturando al fine di cogliere, le opportunità non solo a livello italiano, come abbiamo fatto fino a poco tempo fa, bensì a livello, mondiale. Quindi la struttura della Speedy Brain, come vedete, è fatta in questo momento da me e Andrea. Ma dovremo in pratica collaborare con tutta una serie di account manager. Allora, ragazzi, la struttura si sta ovviamente formando. Già abbiamo acquisito dalla community Speedy Brain svariati account manager e appunto il fondamento del nostro business model è quello di acquisire più account manager possibili. E Andrea, non so se vuoi aggiungere qualcosa sull'imprenditorialità Sì. degli account manager. Allora, il nostro obiettivo è quello di creare una struttura in cui non ci siano soltanto gli account manager intesi come persone singole, ma quello che vogliamo creare è una sinergia di imprese. Quindi ogni account manager sarà un'impresa a sé stante che lavorerà in autonomia e collaborerà con la Speedy Brain. Chiaramente questo dipenderà molto dalla volontà della persona, potrà lavorare o come impresa o come account manager autonomo. Allora ragazzi, perché ci siamo lanciati in questa sfida? Perché ci siamo accorti strada facendo che c'è una crescita esponenziale dell'e-commerce, ok? I fatturati dell'e-commerce stanno letteralmente esplodendo. Questi sono alcuni esempi che potete vedere, peraltro sono dati del 2018 e tutti questi dati si sono accentuati ultimamente con la crisi che abbiamo vissuto. E si pensa che nel 2022 il fatturato totale europeo possa arrivare a 400 miliardi. Dobbiamo considerare inoltre che solo il 18% delle aziende europee vende online direttamente, quindi ci sono dei margini di crescita enormi e noi vogliamo assolutamente prenderci una fetta di mercato considerati questi incrementi esponenziali.
Quali servizi potrà erogare l'account manager SBAM? Andiamo un po' a vedere quali sono questi servizi. Quindi ragazzi, allora, il primo servizio ovviamente è quello di account management che verrà erogato, ripeto, sulla piattaforma di Amazon dalla A alla Z. Ma noi non ci fermeremo solo a questo, perché andremo a sviluppare anche su altre piattaforme i nostri servizi, come ad esempio su Shopify, potremo anche lavorare su e-commerce proprietari o aprire account su altri business place. Altro tipo di servizio che possiamo offrire è ovviamente la gestione delle campagne di advertising delle aziende, diciamo sulle varie piattaforme di vendita. Quindi non parlo solo di PPC e di Amazon, ma anche ad esempio di ads su Facebook, su Instagram e su qualsiasi altra piattaforma è possibile appunto fare pubblicità. Un altro servizio molto molto importante è quello della creazione e gestione dei brand aziendali su più mercati. Questo prevede sia la registrazione del marchio, sia la vera e propria creazione del brand per conto dell'azienda e la sua diffusione sui social. Allora ragazzi, questa è una parte molto importante, ovvero l'esempio sui guadagni che si possono realizzare vendendo questi servizi. Questi sono esempi molto molto reali, in quanto noi già stiamo lavorando come account manager per svariate aziende e soprattutto, come vedrete nelle prossime slide, capirete il perché noi siamo proprio sul pezzo su questo punto, perché abbiamo stipulato degli accordi con delle entità internazionali, però non vi voglio ancora anticipare la bomba, rimanete fino alla fine perché vi faremo vedere delle cose veramente clamorose. Quindi, quanto possiamo guadagnare per i nostri servizi? Ecco qua ragazzi, vi faccio un esempio di un listino prezzi che ovviamente è un esempio basic, cioè questi sono prezzi minimi praticabili, ovviamente possono variare in base ai paesi, magari quello che è applicabile in Italia non è applicabile negli USA perché magari negli USA si guadagna di più, mentre ad esempio nell'area latinoamericana si potrebbe guadagnare un po' di meno. Comunque, come vedete, c'è creazione dell'account 50 euro, creazione del listing 100 euro, creazione del brand 500 euro, lancio prodotto Italia 250 euro per prodotto, lancio prodotto all'estero 300 euro per prodotto per mercato, ovviamente, e c'è l'account management fees che mediamente è del 5% sul fatturato che genererà il cliente. Ok? Tutti i prezzi ovviamente che ove applicabile l'IVA deve essere aggiunta. Questi prezzi che vedete sono quello che realmente andrete a guadagnare voi, non è il listino che viene proposto alle aziende, cioè questi sono i prezzi minimi per ogni servizio che voi andrete a guadagnare. Ok. Ovviamente noi non ci potevamo fermare a questo semplice esempio di listino prezzi, ma vi faremo vedere quanto dovete investire, cioè quanto costa entrare a far parte della rete SBAM e soprattutto vi faremo vedere appunto un business plan con il ritorno dell'investimento. Allora, quanto costa il master e l'accesso al nuovo business? Allora, sono 3.000 euro che voi pagherete in 5 tranche. Allora, 1.000 euro all'iscrizione più 4 rate mensili da 500 euro. Dopodiché c'è il costo dell'infrastruttura che è di 200 euro al mese che scatterà praticamente nel momento in cui voi comincerete ad operare con la nostra piattaforma informatica che stiamo sviluppando. Quindi sono 200 euro al mese fisse che voi pagherete solo nel momento in cui acquisirete il primo cliente o nel momento in cui la Speedy Brain vi darà un proprio cliente. Ovviamente i prezzi, ragazzi, sono tutti IVA esclusa. Vuoi aggiungere qualcosa, Andrea? Sì, volevo parlare un attimino di questa infrastruttura, perché giustamente qualcuno si potrà chiedere a cosa servono questi 200 euro al mese nel momento in cui iniziamo a lavorare.
Tutto verrà gestito attraverso una piattaforma informatica su cui saranno presenti tutti i dati delle aziende, tutti i dati, i vostri dati utili per la gestione dell'account. Non solo, ma questa piattaforma fungerà anche da supporto per voi e per i vostri collaboratori. Per cui sarà tutto centralizzato su un unico portale. Dove potrete trovare qualsiasi informazione, non vi dovrete inventare nulla, tutto quello che avrete imparato all'interno del master sarà riportato nella piattaforma e ogni volta che c'è un'esigenza voi troverete sempre tutte le risposte di come affrontarle. Quindi sì, rispetto a quello che hanno fatto molti nostri competitors, quello che noi vogliamo stressare e sottolineare è che noi stiamo in pratica offrendovi un business model dove praticamente ci sarà una piattaforma informatica che vi aiuterà in tutto e dove soprattutto ci sarà la Speedy Brain che vi supporterà a 360 gradi in tutto il percorso, ok? E vedrete successivamente, ragazzi, rimanete perché ci sarà la bomba che vi farà capire un po' tutto quello che noi abbiamo realizzato al di là, diciamo, della piattaforma. E vedrete nelle prossime slide, insomma, di quello che stiamo parlando. Quindi rimanete assolutamente fino alla fine del video e vedrete che scoprirete una cosa clamorosa. Quindi, questi sono i costi, ragazzi. Ora andiamo a parlare del ROI dell'investimento, ok? Cioè del ritorno dell'investimento. In quanto tempo io ritorno, diciamo, di questi 3.000 euro che ho investito? Ecco qua, ragazzi. Abbiamo voluto preparare in stile Speedy Brain un business plan molto molto conservativo. Ora scoprirete il perché. Che vi dimostra che in soli 2 mesi voi rientrerete dell'investimento e ripeto, abbiamo fatto una stima veramente conservativa. Perché? Perché abbiamo simulato, allora come vedete, queste sono le rate, 1000 euro, facciamo finta di partire a ottobre, quindi 1000 euro ottobre e poi ci sono 1, 2, 3, 4 rate mensili, ok? Quindi da febbraio in pratica sarà finito il master, voi comincerete praticamente a lavorare e comincerete anche a versare i 200 euro per l'utilizzo della piattaforma. Perché? Perché abbiamo simulato qui che voi avrete acquisito o noi avremo assegnato un cliente con solo 5 prodotti. Quindi immaginate di aver acquisito una fabbrica, già è riduttivo, no? Pensare a 5 prodotti, perché in realtà le fabbriche hanno molti più prodotti, però diciamo che la fabbrica ha deciso di investire su 5 prodotti. Quindi quanto pagherà la fabbrica? Allora, qui ovviamente abbiamo utilizzato i prezzi medi che vi abbiamo fatto vedere nella slide precedente. Ci sono 40 euro di creazione account, 500 euro per la creazione del brand e poi, dato che i prodotti sono 5, abbiamo detto che il listing costa 100 euro a prodotto minimo, sono 500 euro. Il lancio Italia è di 250 euro. 250 euro, quindi sono 1250 e per sempre per 5 prodotti l'azienda decide di lanciare anche 5 prodotti in un solo mercato estero, ok? Quindi sono 300 per 5 prodotti, sono 1500 euro, ok? Quindi stiamo facendo veramente una simulazione molto molto conservativa. Allora abbiamo simulato che ovviamente questi 5 prodotti lanciati sull'Italia e su un mercato estero vi producano 20.000 euro, quindi capite che è molto conservativo, ragazzi, perché abbiamo considerato 2.000 euro a prodotto a mercato, quindi 2.000 euro per 5 sono 10.000 euro sull'Italia e 2.000 per 5 su un altro mercato europeo. E il secondo mese, ovviamente, abbiamo incrementato a 3.000 euro il fatturato. E come vedete, noi cominceremo in pratica a percepire qui la gestione dell'account, quindi stiamo parlando del 5% di quello che genera di fatturato l'impresa. Quindi
Quindi già praticamente nel secondo mese, qui abbiamo fatto due righe, una col totale ricavi e una col progressivo ricavi. Quindi noi il secondo mese avremo fatto un progressivo ricavi di 4.790 euro, che come vedete è superiore all'investimento che avete fatto di 3.400 euro nel momento in cui praticamente avete iniziato a vendere. Ovviamente su base annua voi avrete investito 4.600 euro e come vedete qui sotto, ragazzi, avremo 30.100 euro di ovviamente di introiti da parte vostra, che vi porterà ad avere un margine lordo di 25.580. Ma la cosa importante, ragazzi, è capire che il ROI ce l'avete già a partire dal secondo mese di inizio dell'attività, acquisendo solo un'azienda con 5 prodotti. Nella simulazione abbiamo inserito a un certo punto, a maggio, che arriva un altro cliente con 5 prodotti, quindi esplodendo di nuovo le varie cifre, e come vedete si arriva al risultato finale di aver fatto fatturare al cliente 100.000 euro e noi di aver incassato in servizi venduti all'azienda per, ripeto, solo due aziende per 10 prodotti, un totale di 30.180. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere che questo ragionamento che stiamo facendo va applicato considerando che stiamo parlando di fabbriche, quindi potete capire da soli che una fabbrica non ha 5 Esatto. prodotti, ne avrà decine, per cui potrà magari inizialmente provare a partire con qualche prodotto per testare, ma nel momento in cui capirà che ha dei guadagni incredibili, vi assegnerà tantissimi altri prodotti, quindi per questo sosteniamo che questo business plan sia molto molto conservativo. Esatto, poi ritornando un po' a questa slide, ragazzi, come vedete noi abbiamo messo un margine cliente del 30%. Molti magari dicono, ma è alto, non è assolutamente vero perché sono fabbriche, ragazzi, quindi hanno dei costi, cioè loro praticamente non è che devono comprare il prodotto in Cina e se lo devono fare da una fabbrica, sono loro stesse le fabbriche, quindi siamo stati conservativi anche sul margine dell'azienda. Abbiamo messo il 30%, ma noi siamo sicuri che l'azienda può arrivare almeno al 40% di margine, quindi non avrà alcun problema a pagare i servizi a questi prezzi e quindi arrivare a darci 30.180 euro, che peraltro sono costi che ovviamente sono deducibili dall'utile e che quindi l'azienda ha anche interesse, diciamo, a spendere questi soldi, a creare dei costi, ok? Considerate che ogni anno un'azienda seria cerca di trovare dei nuovi mercati su cui ampliare il proprio business e molto spesso fanno investimenti da decine di migliaia di euro solo per analisi di mercato, quindi immaginate cosa può significare per loro tentare di entrare in un mercato online come quello che può essere di Amazon, spendendo 4, 5.000 euro, 10.000 euro, quello che abbiamo visto, lanciando dei prodotti e andando in fatturato in pochissimo tempo. Per cui per loro è un'opportunità, specialmente in questo periodo, incredibile. Esatto, quindi ragazzi, questo è il business plan, rendetevi conto insomma delle potenzialità e ripeto, noi siamo stati molto ma molto conservativi. Allora ragazzi, adesso è venuto il momento della bomba, ve l'avevamo promesso e ora vi facciamo vedere di cosa si tratta. Allora, la Speedy Brain ha fatto un accordo con l'Assocamere Estero, che praticamente sono le camere di commercio italiane all'estero, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che per ogni paese nel mondo c'è una rappresentanza delle camere di commercio italiane. Noi abbiamo fatto un accordo a livello mondiale partendo da dove? Dall'America Latina, ok? Noi già stiamo lavorando diciamo, l'area latinoamericana che comprende il Centro America, come vedete qui dalla grafica, e il Sud America. Abbiamo già fatto dei webinar che hanno avuto un successo incredibile e già stiamo acquisendo dei clienti. Questo che cosa vuol dire, ragazzi? Vuol dire che dato che noi stiamo acquisendo questi clienti, ovviamente non ce li terremo per noi, perché noi non abbiamo tempo di gestire clienti, ma li daremo agli account manager che entreranno in questa rete che abbiamo noi creato, questa rete di imprenditori. E
E questa è la cosa, ragazzi, clamorosa e che ci distingue assolutamente dalla concorrenza. Noi stiamo acquisendo clienti a livello mondiale e clienti, non stiamo parlando di clientucoli che fatturano qualche centinaio di migliaia di euro, stiamo prendendo clienti, addirittura adesso stiamo acquisendo un cliente brasiliano, ragazzi, che fattura 800 milioni di euro, l'80% in Brasile e il 20% nel resto del mondo, e per il quale noi andremo a sviluppare il lancio di una sola linea di business. Ma ne stiamo acquisendo anche altri più piccoli o altri più o meno delle stesse dimensioni. Ovviamente, ragazzi, non so se voi vi rendete conto che noi vi daremo da gestire un casino di clienti, ok? È ovvio che da parte vostra però ci aspettiamo anche diciamo, una vostra attività di vendita, cioè una vostra attività di acquisizione anche voi di clienti, ok? Perché abbiamo parlato di imprenditorialità, Andrea? Perché comunque, se lo vuoi magari rispiegare tu, Sì, la rafforzare tu questo elemento. Speedy Brand si vuole espandere in tutto il territorio italiano e non solo, per cui ha bisogno di altre aziende, non bastano delle singole persone che vanno in giro a cercare clienti o altre imprese, ma ha bisogno proprio di strutturarsi in modo da creare una rete immensa in cui questo progetto venga diffuso ovunque. Tutti devono avere la possibilità di potersi lanciare online e quindi per noi è importante che ogni account manager, inteso come impresa, porti continuamente aziende, Indipendentemente da quelli che assegniamo noi a voi. indipendentemente da quelle che arriveranno da noi. Questo è molto importante. Chiaramente ogni impresa potrebbe non farcela a gestire tutte queste aziende, non ha importanza perché le prenderemo noi in carico e le assegneremo ad altri account manager. Vogliamo crescere tantissimo e diventare veramente diffusissimi su tutto il territorio. Cioè, ragazzi, non so se vi rendete conto della portata. Noi abbiamo fatto un accordo con le camere di commercio a livello mondiale, stiamo facendo webinar, siamo partiti, ripeto, dall'area latinoamericana e in pratica stanno rispondendo in questi webinar quante aziende hanno Abbiamo circa un partecipato. migliaio per ogni webinar. Ok, e stiamo lavorando per acquisirle, quindi considerate che i webinar l'abbiamo finito il 24 settembre. Oggi è il 1º ottobre, quindi stiamo parlando di una settimana Settimana. fa. Adesso le camere di commercio stanno acquisendo i clienti e man mano ce li passeranno, ok? Ma questi webinar che abbiamo fatto hanno generato incredibilmente delle altre opportunità, perché ci stanno contattando anche ad esempio associazioni di esportatori internazionali, quindi noi già stiamo facendo delle live. Dei webinar, stiamo programmando dei webinar con associazioni di esportatori, un po' come parlare con la Confindustria di un determinato paese, e abbiamo già avviato le trattative con questi, diciamo, con queste associazioni che genereranno a loro volta altri clienti. Quindi non è che noi abbiamo bisogno di 5 account manager, 10 account manager, noi abbiamo bisogno di più account manager possibile, cioè il nostro obiettivo è di espanderci il più possibile. Uno, perché noi daremo tantissime aziende, ma due, anche perché voi porterete tantissime aziende. E l'altra novità, ragazzi, è che abbiamo un accordo anche con le camere di commercio italiane ed anche ora con Confindustria, ok? E siamo quindi in trattative avanzate per appunto sviluppare anche con loro questo business. Quindi ragazzi, questo è quello che stiamo facendo, questa è ragazzi la pubblicità del webinar che abbiamo fatto il 23 e il 24, il 23 in lingua spagnola, il 24 in lingua portoghese, poi ovviamente vi faremo vedere anche il webinar che abbiamo registrato, vi daremo i link, vi daremo tutto quanto. Abbiamo già programmato altre date che sono in via di definizione e come vedete già abbiamo richieste per il Medio Oriente, per il sud-est asiatico, e abbiamo già contatti avanzati ad esempio con Singapore e con altre aree del mondo, ok? Poi ovviamente vi faremo vedere tutto perché non è che vogliamo cantarcela e suonarcela, vogliamo dimostrare con i fatti che tutto quello che vi stiamo facendo vedere è vero, però non ci saremmo ovviamente mai esposti se tutto quello che vi stiamo dicendo fosse falso, no? Perché stiamo utilizzando, come vedete,
il brand dell'Assocamere Estero e con loro insomma abbiamo degli accordi esclusivi. Ovviamente basterà entrare nel nostro gruppo Facebook del Project X per vedere tutte le prove di quello che stiamo facendo, perché stiamo pubblicando e chi sta già dentro come la community Speedy Brain può vedere in ogni momento tutto quello che stiamo facendo, tutti i webinar, tutti gli accordi che facciamo e anche le aziende che stanno entrando e con cui stiamo iniziando a lavorare. Esatto, quindi in descrizione del video vi lasciamo il link per entrare nel Project X, ragazzi, importantissimo, entrateci, lascerete la vostra email, dopodiché noi vi manderemo una mail con il link per il gruppo nel quale appunto potrete iscrivervi e lì troverete tutto quello che vi stiamo dicendo e raccontando, tutte le prove e anche diciamo, la differita dei webinar che abbiamo fatto. Ed è importante che voi entrate perché lì vi daremo tutte le informazioni giorno dopo giorno dei clienti che andremo a acquisire, degli accordi che andremo a fare. E quindi in questo gruppo troverete tutte le informazioni su questo fantastico progetto, ok? Quindi andiamo avanti, ragazzi. Altra cosa clamorosa, che è successo? È successo che praticamente nel mentre che noi abbiamo fatto diciamo, Webinar. accordi, questi webinar, ci hanno comunicato che le camere di commercio, alcuni rappresentanti sono stati contattati addirittura da alcuni stati dell'America Latina e chiedendo appunto informazioni su questo business e addirittura ad esempio in Guatemala si sono addirittura esposti e ora stanno studiando la possibilità di dare dei sistemi di incentivazione per lo startup del business via Amazon utilizzando i servizi Speedy Brain. Quindi c'è un rappresentante apicale dell'Assocamere in Guatemala che sta colloquiando con il Degli esteri e ministro dello sviluppo penso dello economico. sviluppo economico guatemalteco e sta parlando di Speedy Brain. Se questo non vi sembra incredibile, ragazzi, non so che cosa dirvi, insomma, anche noi siamo del resto rimasti sorpresi, però questo ragazzi è il frutto della professionalità che noi esprimiamo. Vi ricordo insomma che io e Andrea siamo due persone che hanno comunque lavorato a livello apicale all'interno di multinazionali e soprattutto vogliamo fare le cose in maniera super professionale, cosa che non tutti riescano a fare proprio perché non hanno, come dico sempre io, né le hard skill né le soft skill. Però adesso insomma andiamo avanti con la presentazione, ragazzi, questa è una cosa, come vi ho detto, abbastanza clamorosa. Vi avevo già detto appunto che stiamo facendo degli accordi anche per espandere il Made in Italy nel mondo, ci stiamo rivolgendo all'area di Confindustria, delle Camere di Commercio O italiane. meglio, loro si sono rivolti a noi perché avendo scoperto questo progetto nel momento in cui abbiamo fatto questi primi webinar in America Latina, la cosa si è diffusa tantissimo all'interno chiaramente delle loro entità e hanno preso contatti e quindi alla fine abbiamo raggiunto anche questo obiettivo, nel senso che abbiamo una serie di accordi già presi sia con Confindustria sia con altre associazioni italiane. Che hanno grandissimi contatti con le aziende e quindi a breve avremo anche qui aziende italiane da gestire per poter esportare il Made in Italy nel mondo. Esatto. Quindi ragazzi, questo è tutto, insomma, la super bomba ve l'abbiamo sparata, non solo del nuovo business model dell'account manager, ma vi abbiamo dimostrato e vi dimostreremo sempre di più che appunto abbiamo questi accordi a livello internazionale, cosa che non ha assolutamente nessuno. Io spero che voi capiate le potenzialità di questo progetto. Comunque, se volete info, scriveteci a info@sbam.it, questa email che vedete qui in sovraimpressione, e in descrizione del video, ragazzi, vi lascio ovviamente il link per il Project X. Contattateci così da definire insieme un appuntamento in video call, così possiamo descrivervi ancora più in dettaglio
tutti gli aspetti di questo progetto. Esatto, quello che vogliamo sottolineare è che non è che vi diamo adesso un link per acquistare il master ed entrare nella rete. Quello che voi dovete fare è scriverci a info@sbam.it, questo che vi faccio vedere, questa email che vi faccio vedere in sovraimpressione, info@sbam.it. Scriveteci qua, ragazzi, manifestate il vostro interesse, noi prenderemo appuntamento con voi e io e Andrea, vediamo, insomma, in maniera alternata o tutti e due insieme, organizzeremo una video call in cui vi spiegheremo tutto e solo a quel punto, se voi siete veramente convinti, vi manderemo gli estremi per fare il bonifico. Quindi, ragazzi, ovviamente chi è che fa parte della community Speedy Brain ha già fatto i corsi Speedy Brain, è già tecnicamente preparato per lavorare subito con noi, ma è ovvio, è per questo che abbiamo creato il Master Speedy Brain, perché vi spiegheremo dall'A alla Z come si diventa account manager, come si diventa consulenti delle imprese anche internazionali, e colmeremo quindi tutti i vostri gap conoscitivi in modo che voi sarete in grado di lavorare con noi. Quindi è per questo, insomma, che vi dico scriveteci info@sbam.it, fissiamo un incontro, discutiamo insieme tutto quanto, vi rispondiamo a tutte ovviamente le domande che avrete, come lecito che sia, sulla tipologia di lavoro, sulle modalità magari di pagamento per questo investimento che voi farete. Vi spiegheremo anche perché comunque è un investimento e perché vi stiamo chiedendo 3.000 euro più IVA in totale, che ovviamente ognuno di voi avrà, diciamo, delle domande da farci, e noi siamo qui appunto per rispondervi dall'A alla Z vis-à-vis, senza vendervi un qualcosa a scatola chiusa nella quale poi magari una volta entrati non potete più uscire. Quindi faremo una video call, vi spiegheremo tutto, se siamo d'accordo sia noi che voi, ovviamente andremo avanti, altrimenti amici come prima, insomma. Quindi, ragazzi, spero che questo video e questa super opportunità vi interessi, vi aspettiamo in tantissimi, ragazzi, perché veramente già siamo pieni di lavoro. Già il business sta esplodendo letteralmente addosso, quindi siamo veramente, veramente carichi, entusiasti, e non vediamo l'ora che entrate pure voi nella rete Speedy Brain. Vi ringrazio e, come al solito, ragazzi, ci vediamo per gli update sul mio canale YouTube e nei vari gruppi. Mi raccomando, iscrivetevi al Project X e scriveteci info@sbam.it. Power! Ciao a tutti! Ciao, ragazzi!